Buonasera telespettatori di RTA, bentornati al consueto appuntamento con l'informazione locale. Approvata alla Camera la mozione presentata da Fratelli d'Italia in merito alla defiscalizzazione delle terre alte di montagna. Defiscalizzare le terre alte di montagna. A pochi giorni dal voto regionale una bella notizia giunge per il nostro territorio. A Roma è stata approvata infatti la mozione presentata dall'onorevole Monica Ciaburro di Fratelli d'Italia, incentrata sulle aree interne, rurali e montane, che in Italia sono il 55% dell'intero territorio ed hanno tutte una serie di gap molto importanti, fondamentali per il futuro, come la tecnologia, gli accessi a internet, internet veloce e ultraveloce, senza scordare però quello che più preoccupa, che è quello rispetto allo spopolamento. Sicuramente la tecnologia può aiutare a ridurre le distanze e su questo la parlamentare di Fratelli d'Italia scommette. Una scommessa, spiega, che non è un valore esclusivo per le aree interne o per le zone di montagna del nostro paese, anzi è un beneficio per la crescita armonica dell'intera Italia. È indiscutibile, si legge nella mozione, che dalle zone di montagna arrivino importanti fattori di crescita. Posso citare quello del paesaggio, dell'utilizzo del suolo, dell'energia, delle risorse idriche, dell'aria pulita, materie prime, cioè tutta una serie di benefit, li definiamo così, che sicuramente queste zone rendono ai territori di pianura. La crescita armonica di questi territori può contribuire, come dicevo, ad evitare lo spopolamento. L'auspicio di Fratelli d'Italia è che ora la maggioranza di governo trasformi i buoni propositi per risolvere i problemi che vivono gli abitanti di queste aree in risposte concrete per dei territori che si trovano in costante disagio ed incertezza. Territori che da troppo tempo si sentono abbandonati dallo Stato per quello che riguarda servizi primari. Queste aree, con i loro paesaggi, la biodiversità, i loro prodotti naturali, le loro culture, le loro tradizioni millenarie, rappresentano invece una risorsa. Ma occorrono risposte rispettose dei cittadini e dei territori, basate su fatti concreti, come l'istituzione di area, fiscalità ed amministrazione differenziata, come la proposta di legge sulle zone franche e montane, prevedendo la possibilità dei comuni di federarsi. Unire ed accentrare invece, prosegue Monica Ciaburro, vorrebbe dire trasformare pezzi di storia in frazioni e cartelli stradali utili solo a segnalare delle future città fantasma. Non manca dall'onorevole un ringraziamento personale a Rodolfo Marchini che, sottolinea, è stato fondamentale per far approvare questa mozione a favore delle alte valli. A distanza di 3 giorni dal voto regionale interviene il Borgo Tarese e arriva questa bella notizia per le terre alte che il sottoscritto ha fortemente sostenuto in campagna elettorale. Orgoglioso che Fratelli d'Italia traduca le parole in fatti. I miei complimenti dunque all'onorevole Monica Ciaburro e al senatore Patrizio La Pietra, che è stato mio ospite a Borgotaro per illustrare proprio il disegno di legge per defiscalizzare le terre alte. Come sapete sono tornati i cicli di incontri con la popolazione organizzati dal Comitato di Distretto Valli Taro e Ceno per la presentazione di progetti del Centro per le Famiglie, Centri di Aggregazione e Informa Giovani. Domani a Borgotaro si terrà il secondo incontro presso Palazzo Tardiani alle ore 17.30. Saranno presenti Davide Riccoboni, presidente del Comitato di Distretto, il suo vice Michele Giovannelli, Serena Rolandi, responsabile dell'ufficio di piano del distretto, Luisa Ferrari, coordinatrice del Centro Informa Giovani, Silvia Cunegondi e Daniela Fecci, coordinatrici del progetto del Consorzio Fantasia. I cittadini ovviamente sono invitati a partecipare. Il Servizio Sanitario Regionale ha lanciato su tutto il territorio una campagna per un uso corretto, responsabile e consapevole degli antibiotici, purtroppo medicinali troppo spesso assunti quando non ve ne è un reale bisogno. Antibiotici, un peccato usarli male. Lo slogan della campagna del Servizio Sanitario Regionale per un uso corretto e responsabile di questi farmaci entra nelle biblioteche pubbliche con segnalibri e block notes prodotti per l'occasione. Gli antibiotici sono una risorsa preziosa e il loro utilizzo ha permesso di salvare molte vite. Spesso però ancora oggi vengono usati a sproposito, anche quando non sono necessari. Infatti, per alcune infezioni comuni come raffreddore di influenza non servono. In questi casi la soluzione migliore è attendere che l'infezione faccia il suo decorso naturale usando solo rimedi per alleviare i sintomi. Inoltre l'uso eccessivo di antibiotici rende i microbi resistenti e riduce nel tempo l'efficacia
efficacia di questi farmaci. Se si usano inutilmente, potrebbero quindi non funzionare più in caso di reale necessità. In Emilia-Romagna vi sono, come evidenziato dai rapporti regionali, segnali incoraggianti di riduzione dell'uso inappropriato degli antibiotici, ma è necessario fare di più. Per questo motivo il Servizio Sanitario Regionale ha predisposto la campagna Antibiotici è un peccato usarli male, efficaci se necessari, dannosi se ne abusi. L'iniziativa, che si propone pertanto di aumentare la consapevolezza sulla gravità del problema e di promuovere comportamenti virtuosi anche nella cittadinanza, si avvale da novembre dell'esposizione dello slogan e del logo su opuscoli e locandine disponibili negli ambulatori di medici e pediatri e negli spazi pubblici del Servizio Sanitario Regionale, e viene rilanciata dal mese di gennaio e febbraio dalle biblioteche pubbliche attraverso la distribuzione di segnalibri e block notice prodotti proprio per l'occasione. All'importante iniziativa ha aderito la Biblioteca Manara di Borgo Taro. Infatti, entrando in biblioteca potrete trovare segnalibri e blocchetti per appunti con impresso lo slogan e il logo, l'ormai nota mela, prodotti messi a disposizione gratuitamente agli utenti, come detto, al fine di sensibilizzare i cittadini ad un corretto uso degli antibiotici. La campagna informativa proseguirà anche sul web e nel trasporto urbano, bus o pensiline delle fermate. La Valceno, Bardi in particolare, si prepara al meglio per Parma 2020, capitale della cultura, e da febbraio ha in serbo un pacchetto di eventi ed appuntamenti imperdibili, e dove l'imponente maniero la farà da padrone. L'Alta Valceno entra nel vivo di Parma 2020. Per celebrare questo lungo evento, infatti, il Castello di Bardi attuerà, oltre alle aperture straordinarie prenotabili in esclusiva in gennaio e febbraio e alle visite private diurne e notturne, sempre prenotabili per tutto l'arco dell'anno, aperture pomeridiane dalle 14 alle 17 in tutte le domeniche di febbraio, salvo condizioni meteo avverse. Domenica 2 febbraio e tutte quelle a seguire, la Fortezza dei Landi omaggerà la capitale italiana della cultura. E poi c'è San Valentino, che quest'anno cade di venerdì, quindi all'inizio del weekend. Occasione per approfittare di un romantico soggiorno sul territorio. A corollario sarà possibile rilassarsi tra pranzi e cene con specialità locali e passeggiate, magari a cavallo di un puro sangue bardigiano. Per carnevale non mancherà davvero nulla. Domenica 23 febbraio in paese vi sarà la consueta sfilata dei carri allegorici e non dovrà mancare una visita all'esposizione delle maschere italiane nelle sale dei Principi in Castello, un mix di divertimento e storia. La riapertura stagionale, infine, torna a marzo e il maniero si riattiverà con eventi e manifestazioni che verranno postati sui social e sul sito ufficiale. Ricordiamo poi l'importantissimo e ormai storico appuntamento delle due giorni di tenzone medievale a Pasqua e Pasquetta, il 12 e 13 aprile, che quest'anno avrà una connotazione speciale legata alla cultura locale, della quale verranno date più informazioni prossimamente, quindi restate sintonizzati per indovinare di cosa si tratta. Domani alle ore 20:15 presso il Teatro Maria Luigia di Bardi si terrà la presentazione del progetto Biodistretto delle Alte Valli, organizzato dai comuni di Bardi, Varsi e dal Consorzio delle Alte Valli. La scorsa notte la terra ha tremato nella nostra provincia. Alle 2:49 infatti è stata registrata una scossa di magnitudo 2.1 rilevata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro a 3 km da Medesano. Il terremoto di lieve entità, che fortunatamente non ha creato alcun danno a persone o cose, è stato avvertito anche nei comuni di Fornovo, Collecchio, Salabaganza, Felino e Noceto. L'agenzia viaggi Taro Travel di Borgo Taro è lieta di darvi un benvenuto nel magico mondo dei viaggi per il 2020 e vi segnala le partenze speciali da Borgo Taro. 11-14 aprile, Pasqua sull'isola di Ponza e la riviera d'Ulisse. 16-22 aprile, New York. Dal 30 maggio al 1 giugno, Aosta e i Castelli delle Alpi, forti militari e residenze reali. 2-9 giugno, Grand Tour della Polonia. 1-10 ottobre, ritorna a grande richiesta California, Nevada, Arizona.
Inoltre vi ricordiamo i nostri servizi: viaggi e soggiorni in tutto il mondo, crociere Costa e MSC, biglietteria aerea di linea e low cost, viaggi di nozze su misura, biglietteria Trenitalia e Italo. Taro Travel, viaggiate con chi conosce la strada. Vivi Domotica, azienda specializzata in impianti elettrici tecnologici con controllo da smartphone. Partner Eolo, per impianti internet a banda larga. Vi aspetta presso la sede di Borgo Valditaro in via Caduti del Lavoro per farvi conoscere tutte le novità commerciali. Vivi Domotica. Anche col nuovo anno la ditta Nuova Montelli vi offre agrumi e mele a prezzi favolosi. Inoltre, dopo la buffate natalizie, presso i nostri punti vendita di via Europa 18, via Cassio 18 e al mercato del lunedì a Borgotaro, troverete utili consigli e ricette per rimetterci tutti in forma con ottimale utilizzo di verdure e spezie. La ditta Nuova Montelli vi rinnova gli auguri. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. Da Baudassi, prezzi bassi. Anche nel 2020, da Baudassi, prezzi bassi. Un esempio, rasoio elettrico da barba, Remington ad euro 39, macchina da caffè a cialde lavazza, a modo mio, euro 99, piastra per capelli, elettrica ad euro 12,50, elettrificatore per recinzioni animali, marca Elpro, ad euro 129. Batteria da auto a partire da 55 euro. Compressore Fini 100 litri a cinghia a euro 4,70. Vasto assortimento di stufe a legna e a pellets, tutte super scontatissime. Regali 2020, Baudassi, non ce n'è per nessuno. Prezzi bassi. La qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Eccoci qui. Ciao a tutti. Pensavate di esservi liberati di noi, eh? No, siamo ancora qua. E visto il periodo freddoloso e lungo dell'inverno, noi della Fermenta Franza vogliamo scaldarti ed accompagnarti fino a marzo con le nostre promozioni, ma con grandissime novità. Eh sì, questa volta lo sconto lo scegli proprio tu. Ogni venerdì e sabato ti offriamo varie tipologie di sconti. Con una spesa minima di 100 euro riceverai subito un buono sconto di 50 euro. Oppure pesca lo sconto dal bussolotto magico e se sarai fortunato potrai estrarre fino al 30% con una sola spesa minima di 30 euro. E tanto, tanto, tanto altro ancora. Vieni da noi, non rimarrai deluso. La promozione è valida nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, nei weekend, e protagonista sarai solo tu, perché ricorda, la Ferramenta Franza è sempre al tuo fianco. Il centro sociale ricreativo Timossi di Borgotaro, lunedì 3 febbraio, nella propria sede in via Repubblica, con inizio alle ore 15.30 per la serie di incontri Parliamone, proporrà il libro Quando eravamo francesi, scritto da Giacomo Bernardi. Tutti sono invitati a partecipare. Ed ora per la pagina sportiva parliamo di pallavolo. Bella la prestazione messa in campo ieri dalle ragazze del Borgotaro che hanno vinto per 3-0 contro Fornovo Sport. È stato
stata una prestazione super quella messa in campo ieri sera nella palestra di Via Piave dalle ragazze della Pallavolo Borgotaro che hanno vinto contro il Fornovo Sport. Un incontro acceso, giocato punto su punto, con la grinta, la voglia di vincere e l'immancabile spirito di squadra che sono riemersi in tutta la loro potenza, regalando ai tifosi presenti una partita da ricordare. Tutti e tre i set sono andati alle padrone di casa. Il primo è terminato 26-24, il secondo 25-19 e l'ultimo si è concluso con il punteggio di 25-23. Tutte determinanti le ragazze che sono scese in campo, che hanno dato il loro prezioso contributo per l'esito positivo del match che ha portato al termine, come dicevamo, la meritata vittoria insieme ad altri due preziosi punti importanti ai fini della classifica. Domani è venerdì 31 gennaio, ultimo giorno del mese, e avremo cielo nuvoloso con nubi compatte, con possibilità di deboli e sporadiche piogge sul crinale appenninico, temperature ancora superiori alla media climatologica, le minime in aumento, valori intorno ai 5 gradi, massime intorno ai 12-13 gradi sull'Emilia. I venti saranno deboli, in prevalenza occidentali, con qualche rinforzo da sud-ovest sul crinale appenninico. E vediamo, prima di salutarci, i programmi della serata. Alle 20.35 Driver TV, alle 21.15 Protagonisti nel mondo, intervista a Didier Petrix, alle 22 il TG, alle 22.30 Balla che ti passa e alle 23.30 Rivediamoli dell'anno 2000. Anche per oggi è tutto, grazie per essere rimasti in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento di serata, domani.